Oggi siamo a Milano, da The Stage, che è il locale di Reply ed è anche parte della community dei Coffee Defenders Lavazza. Siamo qui per una nuova chiacchierata sul tema del cambiamento di mano in mano. E oggi in particolare parleremo di contaminazione positiva, contaminazione di idee, di stili, di prospettive. E lo facciamo accompagnati da una tazzina di caffè sostenibile Lavazza alla Reserva de Tierra Brasile. Ne parliamo con Marco Sinigaglia di Fashion Box e Stefano Colombo di Parasite 2.0. Allora, buongiorno ragazzi! Eccoci qui per una nuova chiacchierata sul tema del cambiamento di mano in mano. E oggi questa chiacchierata la facciamo a Milano, che è a tutti gli effetti una delle città più vivaci sicuramente del nostro paese, ma non solo. E non solo a Milano, ma nel cuore di Milano, e in Piazza Gaulenti, in particolare al The Stage, che è il locale di Reply e che è un po' un mix di cose, perché è un po' American Bar, un po' caffè, un po' dining, ed è anche parte della community dei Coffee Defenders Lavazza. Quindi in questo senso questo locale ci dà proprio il là per chiacchierare del tema centrale del nostro confronto di oggi, che è la contaminazione. Ne parliamo con Marco Sinigaglia, che è Executive Vice President di Fashion Box, e con Stefano Colombo, che è parte di Parasite 2.0, che è un collettivo di designer e architetti con sede a Milano e Londra. Poi ci racconterai meglio. E vi chiedo appunto di presentarvi, se potete, presentando sia a voi stessi ma anche proprio il vostro progetto, che così mi è sembrato di capire che parli molto di voi e molto anche del tema della contaminazione. Quindi vi lascerei la parola. Questa zona era una zona un po' dismessa di Milano, è stata portata nuova vita da un progetto architettonico molto importante. Reply ha subito creduto in questo spazio e abbiamo voluto fare qualcosa di particolare. Come dicevi prima, abbiamo creato un ambiente che in realtà è diverso dai soliti negozi. Il concept è appunto The Stage, uno spazio appunto quasi teatrale, direi, dove c'è un ambiente diverso, con spazi diversi, che magari sembrano diversi, ma in realtà trovano un'unione in questa, appunto, in questa contaminazione di diversi stili, dove vengono recuperati magari vecchie lampade, ci sono cose nuove, all'interno magari sembra di essere dentro una nave, ci sono degli spazi che possono rappresentare magari set cinematografici, abbiamo mantenuto e abbiamo quinte di teatro magari dismesse, insomma. Io sono Stefano Colombo, insieme a Luca Marullo e Eugenio Cosentino formiamo lo studio Parasite 2.0. Siamo di formazione tre architetti e il nostro studio si occupa principalmente di architettura, design, scenografia e arte. Quindi in qualche modo costituiamo un ibrido di diverse pratiche con un focus sullo spazio, quindi sulla progettazione in qualche modo la progettazione di oggetti e ambienti. Marco, in particolare, come hai interpretato il tema della contaminazione a The Stage? Un po' ce l'hai raccontato, è fatto, nasce dalla contaminazione di fatto, ma visto che il The Stage è proprio parte della community dei Coffee Defenders Lavazza, ti volevo chiedere come far parte di questa community ti abbia in qualche modo aiutato nell'interpretare questo tema della contaminazione e farne poi un cambiamento effettivo e positivo di mano in mano. Sì, con Lavazza è nato diversi anni fa questo progetto dove sostanzialmente lavoriamo assieme. L'azienda è subito stata interessata a questo spazio proprio per questa sua versatilità e questa sua diciamo unicità. E quindi abbiamo iniziato nel tempo, insomma, ci siamo conosciuti, devo dire ho avuto un'ottima, diciamo, impressione dell'azienda, mi sono trovato molto bene a lavorare con loro e soprattutto nel momento in cui si è creata l'opportunità di fare questo progetto con Tierra, abbiamo trovato proprio questo punto molto molto che ci avvicinava molto, perché l'azienda, anche noi, anche per noi come azienda, questi valori appunto di ecosostenibilità, di passaggio appunto di mano in mano, rientrano un pochettino nel nostro DNA. Questo perché anche noi, seppur in ambiti diversi, chiaramente il mondo del fashion lavora col caffè, non lavora con le materie prime, ma in qualche modo siamo
bisogna sempre tenere conto che anche noi lavoriamo con materie prime che provengono proprio dalla terra, il cotone banalmente, ma ripeto, non è solo un discorso di materia prima, sennò sarebbe banale, no? Uno dice compro il caffè ecosostenibile, compro il cotone, no, è anche, sono anche i processi che coinvolgono tutta questa filiera, no? Quindi bisogna partire, sì, è vero, dalla materia prima, ma bisogna vedere, arrivare fino al prodotto finale e come si arriva. Quindi i processi diventano parte integrante e le persone che poi portano avanti questi progetti sono importanti. Quindi l'unione di questi forse tre elementi può rappresentare quello che è appunto il progetto di mano in mano, no? Cioè troviamo da una parte la materia prima, il processo e poi le persone. Se non ci sono questi tre elementi è molto difficile portare a casa il risultato. In questo caso direi che la cosa invece ha funzionato particolarmente bene e devo dire che poi sia per quanto riguarda il nostro prodotto che appunto la Vazza nello specifico poi Chiara ha trovato un'ottima accettazione e i clienti sono veramente soddisfatti. Invece Stefano, ti chiedo, sempre rimanendo sul concreto del lavoro, se ti viene in mente un progetto in particolare che avete seguito con appunto con Parasite 2.0 e che in qualche modo è partito da questo valore della contaminazione che mi sembra sia appunto alla base anche del vostro lavoro, ma che abbia poi portato un cambiamento reale, positivo, passando proprio di mano in mano tra una professione e l'altra. Mi viene in mente forse uno dei casi, diciamo, più diciamo coperti in qualche modo, quindi un po' più ampi, che è stato un progetto nel 2016, quindi nel lontano 2016, dove siamo stati chiamati a realizzare un allestimento, in questo caso, tramite un concorso di architettura a chiamata che si chiama IAP Maxi. Lo IAP è Young Architect Program, dove selezionano la giovane architettura, cioè un concorso a chiamata per la giovane architettura. In quel caso noi scegliamo appunto di presentarci con un progetto che alla sua base è una contaminazione. Di cosa? La contaminazione della pratica professionale dell'architettura con dei temi legati in quel caso all'ecologia e alla sostenibilità. E soprattutto in modo abbastanza diciamo esagerato, alla fine del mondo. Il progetto di architettura, per appunto essere veramente parlare di temi che parlano del contemporaneo, doveva parlare di questi temi, quindi il mondo dell'architettura dovesse parlare di questi temi. E quindi iniziamo a costituire un progetto che è fatto e costruito da una scenografia, quindi anche un po' la finzione della scenografia del mondo in cui ci siamo costruiti, e un programma di eventi, un programma di attività, un programma di altre persone che in qualche modo potevano, se entravano all'interno del progetto, che a quel punto diventava un progetto ibrido di architettura, non solo appunto nella professione, poteva parlare del tema e poteva porre la domanda. E in quel caso la contaminazione era noi che chiedavamo ad altre persone, ok, perfetto, dibattiamo su questo tema, che erano filosofi, erano sociologi, erano anche semplicemente appunto delle persone che in qualche modo si occupavano del tema. Grazie, e se siete d'accordo approfitterei per una pausa caffè, visto che ci molto siamo, volentieri. Visto che abbiamo parlato di caffè, e poi proseguiamo la nostra chiacchierata. Beviamo il nostro espresso, vi dico due parole sul caffè, ma perché ha molto a che fare effettivamente con il tema della contaminazione. Perché qui da The Stage viene servita questa miscela, la Vazza, la Reserva de Tierra Brasile, perché questa miscela, che è composta da arabica e robusta, arriva proprio dal Brasile e in particolare arriva da una regione che si chiama la regione del Minas Gerais, in cui appunto la Fondazione La Vazza sostiene proprio le comunità dei coltivatori, quindi in qualche modo è legata anche al discorso che ci facevi tu prima di prendersi cura di tutta la filiera. In effetti Fondazione La Vazza fa proprio questo, quindi di sensibilizzare in qualche modo l'intera filiera dal produttore, dal campo, fino al consumatore, quindi fino al gesto della tazzina. E quindi appunto il gesto della tazzina che noi abbiamo appena fatto diventa proprio questo, cioè quindi simbolo di una contaminazione positiva, uno sforzo per portare un reale cambiamento, anche partendo appunto da un piccolo gesto, da un gesto semplice. E,
in questo senso mi veniva da farvi questa domanda, quindi se vi viene in mente un gesto, un singolo gesto legato o alla vostra vita personale o al vostro lavoro, che sia un gesto semplice, quotidiano, ma che porti effettivamente un cambiamento reale, concreto. Dico, secondo me il gesto più importante che può fare una persona, specie in questo momento qui, è quello di ascoltare gli altri, sedersi assieme quando c'è un problema, affrontarlo. E quindi nella quotidianità e nell'ascolto delle persone, che siano collaboratori, che siano familiari o amici, trovo che sia sempre il gesto forse più importante che possiamo fare durante la giornata. Bellissimo, grazie. Stefano? In termini più personali, cioè più di lavoro, mettiamo così, sarà anche questo un po' banale, ma sono i messaggi mattutini, primo messaggio mattutino, che è sempre il primo messaggio a Luca Eugenio. Qualsiasi giorno dell'anno il buongiorno. È successo forse una volta in 5 anni che una mattina non ci davamo il buongiorno. In questo caso anche qui è una certezza, in qualche modo è una comfort zone, piccolo gesto che però cambia molto, perché cambia proprio l'umore della giornata, un po' come il sorriso. Grazie, bellissime, bellissime ispirazioni, e a proposito prendo spunto da questa ispirazione che ci date per chiedervi questo, cioè qual è la vostra ispirazione, cioè in che cosa, abbiamo parlato di spazi, abbiamo parlato di città, abbiamo parlato di questo spazio e quindi a questo proposito chiedo a voi in che cosa prendete ispirazione dagli spazi che abitate, che attraversate, come vi fate contaminare dalla città, mi viene in mente Milano sicuramente, ma anche Londra e tutte le altre città che attraversate. È una domanda molto interessante. Ho avuto una vita fortunata, ho avuto la possibilità, forse una delle più grandi fortune che una persona può avere, che è quella di viaggiare, di girare il mondo. Trovo che sia l'opportunità che una persona è più grande, cioè tu più nella diversità sta, secondo me, la cultura del mondo. Quindi il fatto di vivere ambienti diversi, situazioni diverse, ti dà sempre nuovi stimoli. Il cervello umano è fatto per creare, per sognare. E gli spazi diventano elementi onirici che sono molto importanti, quindi le suggestioni che possono essere create all'interno di posti diversi, soprattutto per persone che sono coinvolte nell'ambito del fashion, ma qualsiasi attività tu possa fare, trovo che siano sempre molto importanti. Qui The Stage è un esempio di quello che poi ha generato magari un'idea di viaggio nel mondo. Io ho avuto appunto la fortuna di vedere tanti posti e devo dire sempre che è la cosa che amo di più, che preferisco, è conoscere gli spazi e conoscere le persone che li vivono, perché quello fa la grossa differenza. Cosa dovrebbe avere secondo te per forza la città del futuro? Cioè una caratteristica che dovrebbe avere per essere davvero sostenibile in qualche modo, misura d'uomo, e per aiutare effettivamente questo cambiamento condiviso anche proprio che passa di mano in mano da una persona all'altra? Una delle caratteristiche che reputo fondamentali per la città del futuro è l'accessibilità. L'accessibilità è fondamentale perché l'accessibilità aumenta la differenza all'interno delle differenze, aumenta le contraddizioni che sono sono la benzina dell'evoluzione di una società. Quindi il confronto con altri mondi, il confronto, la costruzione di un contesto che apre delle possibilità a nuovi progetti e soprattutto nuove visioni. Questo è impossibile se la città diventa inaccessibile. Pur venendo da spazi totalmente diversi, da ambiti totalmente diversi, la cosa che mi piace, ecco, in questo talk è che comunque ci sono tutti punti, spunti e ispirazioni, no? E momenti di condivisione di valori che tutto sommato uno magari pensa che siano propri della propria persona o comunque del mondo in cui si vive. No, quindi l'accessibilità è sicuramente un tema che mi riguarda come persona più che come imprenditore. E dall'altra parte devo dire una cosa che forse è emersa anche in questi ultimi tempi, poi con questa vicenda del Covid, trovo che sia molto importante anche proprio il verde condiviso e comunque anche appunto un giusto equilibrio che forse il territorio, mi riferisco soprattutto all'Italia, non ha trovato nel tempo. Quindi questo aspetto dove ci siano spazi fruibili, sicuri per le persone e comunque una maggiore
che ci sia magari maggiore equità anche nella appunto nella condivisione di questi spazi, rappresentano secondo me il valore fondamentale della civiltà moderna. Il futuro io lo vedo con questa lente qui, la lente della maggiore condivisione e degli spazi migliori e una qualità di vita migliore. Grazie Marco, grazie Stefano, è stata una bellissima contaminazione e vi ringrazio molto. Grazie a te. Thank you.